Con l'hashtag Non lasciamo indietro nessuno, il Comune di Pescara rinnova il proprio impegno ed è in prima linea nell'aiutare le persone più fragili ad affrontare l'emergenza caldo. Un pronto intervento sociale che già lo scorso anno è stato molto utile e apprezzato. L'assessore alle pari opportunità, politiche per la disabilità, ascolto del disagio sociale, associazionismo sociale anziani, Nicoletta Dinisio, spiega che il servizio è rivolto a persone sole o in difficoltà, le quali con una semplice telefonata possono avere un rapido aiuto. Anziani che si trovano soli a casa, ma sicuramente questo servizio può servire soprattutto a chi necessita, a chi esce per esempio dall'ospedale, che si trova da solo a casa. Quindi un servizio per tutti, per tutte quelle persone che ne hanno bisogno. E sempre le solite raccomandazioni. Noi quest'anno abbiamo un caldo che si è anticipato e quindi sempre le solite raccomandazioni, non uscire nelle prime ore. Abbiamo messo questo servizio proprio per questo, per dare la possibilità di comprare medicinali, spese e tutto quello che necessita una persona. Quindi mi raccomando, non diffidate perché questo servizio l'abbiamo voluto soprattutto ecco, per dare delle risposte. Quindi chiamate se ne avete la necessità. Il numero di telefono da chiamare è lo 085 4283 043 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30. Il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 18. Sono a disposizione anche i volontari della Protezione Civile di Montesilvano e in questo caso il numero telefonico a disposizione è il 327 015 25 09 dal lunedì al venerdì con orario 8:30 12:30. Humanitas invece è raggiungibile tramite il 351 5989 185 il venerdì dalle ore 15 alle 18, sabato e domenica dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 18.